階段で詰め浮かす明日はどっちだなんて Konnichiwa a tutti, io sono Vanali87 e vi do il benvenuto in questo nuovo video. Oggi torniamo alla nuovissima, bellissima serie, non so se sarà ancora bella, di Make It Shine. E come potete vedere ho ripreso a registrare esattamente nello stesso punto in cui mi ero fermata nel primo video. Ovvero, oh che cosa ha, povero, che cosa ha All Might, iniziamo. Loda, per cosa? Ma cosa ha? Sì, vabbè, offre amicizia. Oh, che carino! Riesce a salire da solo. Dicevo, insomma... Ma che... Haru, caspita, non vuoi comprare un gioco che squittisce? E tra parentesi vuole anche comprare un'arnia. Sia lui che Kazuto. Vogliono comprare un'arnia. Ok, vi darete al giardinaggio. Ma temo che non abbiamo abbastanza soldi. Quindi, direi che... Tu... No... E riempi e riempi, giusto perché abbiamo soldi da spendere. Quindi direi che possiamo iniziare con cercare i lavori a questi, ai nostri protagonisti. E dove cavolo è andato Endeavor? È passato da dietro. Vabbè, contento tu. Ah sì, cos'hai? Chiacchiera con Kazuto. E chiacchiera con Kazuto, va bene. E impostiamo l'orario. Ma sì, proviamo 3 ore. Ah, questo è il primo desiderio che è venuto fuori a Natsume. Tratta freddamente un sim flirtante. Va bene. Prima. Dobbiamo trovarlo il sim flirtante. Oh mio Dio. Oh mio Dio, iniziamo bene con Judith Ward. Superstar planetaria. Sti capri, cosa saluti Natsume? Mi conoscete da 2 video. Ah, giusto. Chiedi un selfie. E soprattutto chiedi di scappare. No, voglio. No, che abbraccio, chiedi un autografo. Giusto, una cosa che mi ero dimenticata di dirvi nello scorso video, e vi faccio vedere. Che caspita, è questo. Ma perché non è come amico tuo fratello? Ma vabbè, come potete vedere, non hanno molta amicizia. Io intendevo usare il. Come si chiama? Il trucco per l'amicizia per aumentare, perché secondo me è giusto. Cioè, tecnicamente non dovrei usare trucchi, però lo faccio perché, contando che i genitori comunque si conoscono praticamente come se dalle scuole superiori e i figli sono praticamente cresciuti insieme, non mi sembra giusto che abbiano, appunto, siano solo conoscenti, ma si devono proprio conoscere da quando sono piccoli. Però non capisco perché tu non li conosci, cioè. Ah, li conosci? Ma guarda te, presentazione divertente. Comunque, credo che lo farò poi... Lo faccio off camera, che è meglio. Perché è triste? Oh! Questa... Ma dai, selfie vietato. Cioè, te credo, scusami. Ma tirali un ceffone a sta... celebrità, chiede un autografo, che poi quando diventerai tu la vera superstar gliele darai un bel, niente, gli darai un bel calcio nel deretano a questa tizia. No, è proprio antipatica di suo. No, no, e mi ha anche rattristato, povera Toe, brutta babbiona. Ho visto scintilla, vero? Ti prego, no, ah, meno male. Vabbè, poi tenta anche una presentazione con Haru e fatti un discorso esortativo. Quindi non abbiamo neanche un computer, quindi figuriamoci. Allora, iniziamo con Tae. Cerca un lavoro. Brava, brava, brava Natsume. Ora annoiato. Chi cazzo, oh. Tra parentesi, ma All Might, vieni qui. Fermi! Riconosco qualcuno da dietro. Questo è qualcuno che ho creato io. E tu sei Izuku, vero? Cazzo! Izuku! Cioè, dai, non speravo mai più. Sì, lo so, non l'ho creato io, l'ho solo reso adulto. Lui è il papino di Kazuto. Izuku, Izuku, Midoriya. Sì, lo so, non sei bellissimo, ma...
quando ti ho creato, l'ho solo preso in galleria e creato adulto, più o meno no, non ci azzecchi. Lo ribadisco, non ci azzecchi un cavolo col vero Izuku, ma ehi, io non posso farci niente. Povera povera ta, io quella le tiro una testata che la metà basta. Quell'altezzosa, brutta, antipatica. Ah, è già finito il discorso esortativo, però è passato in fretta la tristezza, meno male. Ora. Dai. Dobbiamo cercare un lavoro, quindi, beh, ovviamente attrice. Gli attori dovranno farsi rappresentare da un'agenzia di spettacolo. È un po' come un'agenzia degli supereroi. Beh, dai, le luci della ribalta chiamano, le telecamere sono puntate e aspetti il momento del tuo primo piano. Non primo, ciak? No, vabbè. Hai il compito di infondere energia nelle parole del copione e di dare vita al tuo personaggio. Eh beh. Agenzia comparsa quotidiana, agenzia di reclute IIA. Allora, la nostra squadra ha inserito volti in ogni foto grandangolare. Vabbè, mai scattato in città. Ti troveremo del lavoro per questo. Per quanto modesto, dov'è? Ah, ti troveremo lavoro per quanto modesto il ruolo possa essere. Vantaggi più audizioni e spot pubblicitari, programmi diurni. Prendi in considerazione l'agenzia di reclute EA. Ecco, forse è meglio così. Oh, ricorda la UA. I nostri agenti sono ansiosi di occupare il tuo tempo improduttivo con del lavoro. Dankeschön. Scusami, arigato. Scusatemi. Attiva le notifiche per rimanere al corrente delle più recenti opportunità nel campo. Vantaggi promemoria automatizzati. Massimizza il tempo trascorso a lavorare. Comparse o UA? Ai. Però questo vantaggi. Oh, caspita, iniziamo con. Non lo so. Proviamo con questa. Agenzia di reclute. AI. Ok, requisiti. Va bene. Se non sbaglio posso cambiare, no? Controlla le audizioni aperte. No, dove va? Fare musica. Livello 2 di chitarra. Non abbiamo i soldi per la chitarra. Oppure spot pubblicitario della schiuma salata. Abilità carisma. Sì, prendiamo questo. Quindi, carisma con esercitati nei discorsi. Tu. Cosa? Stai accarezzando All Might. Va bene. Anche tu inizia una carriera. Oh. Cosa ha ossessionato All Might? Tu. Anche se hai un caratteraccio che la metà basta, io voglio che sia influencer di stili, quindi identificando i colori giusti, i motivi di tendenza, gli abbinamenti di completi sconosciuti al grande pubblico e riconoscendo la persona più idonea a fare da tramite per simili, pardon, intuizioni, l'influencer di stili può orientare il mondo verso un fine più coerente, creatrice di tendenza, sì, oppure stilista. Discuti di abiti o moda. Quindi, assegnazione lavorativa, ok. Natsume lavora come re, ok. Caso, bravo. Intervista di Sima. Bene, dai, intervista già che ci sei, Tetsuharu. Scusami, Haru. Tu. Annoiato di sto capero, anche tu cercati un lavoro. Anche qui dobbiamo guadagnare. Peccato che non abbiamo i soldi. Ora, dove sei? Eccolo qui, pittore. Crea il tuo mondo con poche pennellate, ritagliati un posto nel mondo dell'arte con capolavori iperrealistici ed opere astratte dalla bellezza sconcertante. Maestro del vero, mecenate. Perfetto. Dipinti. Non ci abbiamo un piffero di dipinto. Senti, annoiato di sto cavolo, dove è andato? Ma povero Endeavor!
cosa ci fa qui? Dai, offre amicizia. Parla con lui e impara a conoscere. Cioè, ah già, Larnia. Tu, un altro furbone. Tu. Ah, giusto. Livello 2. Oh, non abbiamo un caspita, dobbiamo proprio smollare. Inizia 3 dipinti, non abbiamo niente. Tu guadagna, ciao. Non so che ho sbagliato l'aspirazione di Natsume. Allora, tu cerca lavoro. Poverino. Povero Haru. Annoiato. Aru, 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 aru. In effetti potresti essere solo guru tecnologico. Poi, chi ha bisogno dell'università quando si possiede la tua abilità nella programmazione? Ci sono tante opportunità che aspettano solo di essere colte e tu e il tuo grande cervello siete pronti a farlo. Giocatore di e-sports e imprenditore di start-up. Perfetto, videogioca. Videogioca. Aspetta, non va bene il cellulare. Gioco una partita? Sì. E quindi con Haru siamo a posto. Però l'arnia. Ah, giusto. Sì. Oh mio Dio! La riconosco da lontano. Oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio. Non ci posso credere. Altro che fare il video su. Un attimo, scusatemi. Allora. L'antipaticona, ma anche no, ma soprattutto lei, che potrei riconoscerla. La riconoscerei ovunque, cioè Rin Sugimoto, ovvero la mamma della mia Tae. Cosa ci fai qui? Scusa. E fatti fare la foto, Rin. Ok, e ho intravisto qualcuno qui in fondo e non posso andare. La bellissima mamma di Rin, che di Tai, scusa, e come potete vedere, infatti gli occhioni color indaco li ha presi da lei. E qua. Mi sono sbagliata. Gioca, gioca Haru. Ah già, devo cercare, ma non so se abbiamo abbastanza fondi. Volevo iniziare a prendere il cavalletto. Certo. In questa casa non possiamo permetterci un cavolo, porca miseria. Quindi, dov'era chi? Victor Feng. No, non lo conosco. Ora, questa casa fa davvero pietà. Ah, intervista di Simo. Dai, intervista allora, già che ci sei anche. Ma povero Kaduto. Discuti dell'abito. Sì, iniziamo. Intervista Kaduto. Tratto freddo. Ok, e non guardare a te. Tu sei annoiato come non pochi, ma io me ne infischio alta e mente, quindi gioca una partita come se non ci fosse un domani. Tu fatti intervistare e io ho perso anche il volpacchiotto. Ah no, è talmente piccolo che non lo si nota, poverino. E allora andiamo con Natsume. Dove possiamo andare? A intervistare un terzo sim? Ma non c'è qualcosa da raccogliere, quindi no, crisantemi. A parte che eravate voi due che volevate. Che volevate sviluppare, avere un'arnia.
No, Akira! Dai, vieni qui, Natsume, intervista anche Akira, già che ci siamo. Allora, presentazione amichevole e poi... Ma si può fare intervista senza... No. No. Su. Sta arrivando? Oh, ah sì, ti stai arrivando. Bel parco. Cioè. No, 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 scusami. È furente. Ma anche io cerco di calmare, si getta da te poi. No. No. Intervista Akira. E poi sì, dai, acchiappati un piatto anche tu. Ma che... Effetti. No. Usa. Perché non abbiamo un secondo specchio? Perché io non pensavo mi servisse lo specchio. Rin, congratulazioni per aver ottenuto quello splendido lavoro, credo che andrà al grande. Grazie, mamma. Grazie, grazie, grazie. Come ci fa qui? Due mignon. Poi. Sarà dura. Facciamo qualcosa di poco invasivo da non prendere fuoco la casa, ovvero l'insalata giardiniera. Poi, intanto usa e manda un SMS felice, va bene. Ah, ecco come si chiama Amy, sua mamma. Facciamo tuo padre. Ma io non gli avevo messo quegli occhiali da sole a tuo padre, eh. Che sia chiaro. Tu, mio piccolo Kazuto, andrai a lavorare? Giorno dopo. Sì, dobbiamo andare in giro. Sono d'accordo? No. Grazie papà. No. Cosa le è successo? Furente per cosa, poverina? Kyla Fleming. Che bellezza. Perché è furente già? Fai fuoco e fiamme con qualcuno. Va bene, dai. Ah, oh. Oh già, stella emergente. Chiedi un autografo. Anche se sei furente come no. Un sim. Sì. Anche se sei furente come non pochi. Tu. Chi è? Pure la mamma, grazie madre. Se non sbaglio. Ah, te la sei fatta addosso, Kazuto? Perché a me sembra di ricordare che dovevi andare in bagno. Allora, già che siete qui, guarda un film. No, guarda un film con. Non aprite le sorelle goffe con. Beh, Kezuharu. E torniamo da Natsume. Quindi? Allora, ce lo fai questo autografo oppure no? Su? E? Devo controllare. Oh, Katsuki, grazie papà. Bakugo, anzi, Kachan, per me rimarrà sempre Kachan. No, chiedi un autografo. Su. Ok, adesso lo rimproveriamo. Fai fuoco e fiamme.
e scrivi in un diario. Ma... torna a casa. Oh! Alessandro Alberghini. Alberghini, e mi chiedo perché All Might va in giro. Ah beh, tu sei indipendente. Oh, che carino! Endeavor ha già capito dove deve andare a dormire. No. Che carino. Pico, chi è che rompe anche a Kazuto? Ma tutti che... Oh, Chaco. Magic, ciao mamma. Ops. Volevo rispondere, poverina. Com'è venuta? Normale, vai, non fa proprio schifo. Anche tu prendi una porzione, tu... No. Tu non puoi usare il bagno. Fai la cacca furente. Poverina. Ma... Che caspita... Ma All Might. Scusami. Ah già, tu devi mangiare. Vieni qui, riprenditi questo po'... Ah no. Oh, devo fare i pipì. Chiama da te. Dai, chiamo quel poverino. Che... Ma perché? Fa freddo, freddo, è vero? Oh, che carino, All Might. Su, All Might. Dai, sbrigati, su, vieni a casa. No, ha capito un pero. Accarezza e soprattutto chiedi di andare a fare i suoi bisogni. Su, hai povero All Might. Tu... Stai mangiando, ok. Tu, allora, già che siete qui, rallegra, lamentati dal regista, ma hai un'imitazione? Ma che lamentati dal piatto? Discuti in interesse, ma ti scaso. Fai lo scemo, va bene. Come farebbe tuo padre. Oh... sali di livello 2 in carisma. Lunedì. Su. Vai piccolino, vai a fare cacchina. E Maremma. Ma chi? Ah, questa è Tae. Ma ovvio, solo lei può essere stata. Solo Tae. Pardon, Natsume. Esercitati nei discorsi, sì. Solo Natsume potevo riuscirci. Natsume, torna qui. Quindi raccogli. E poi butta via. Oh, che carino, lo sta facendo Kazuto. Cioè, va bene. In due per buttare la munnezza, ma oh. Cosa? Chiacchiera con Kazuto. Abbiamo capito, ma... Un lavoro l'hai fatto, vero? Sì. Oh. Vieni. Ah, che carino. Vieni qua, chiedi cosa c'è anche a quel Endeavor. Sì, oh, finalmente. Abbraccia e manda a cacciare. C'è, ci passi. Tu, oh, non me lo dire. Calpestata la cacca, furbona. Trecce... Non capisco che cavolo abbia. Prendi in braccio. Ma quale si volgare? C'è qualcosa? Fai uscire. Eppure la cuccia non dovrebbe dare così fastidio. C'è la cuccia. Va bene, abbiamo capito. Ho capito l'antifona. Vendiamo
le cucce perché a quanto pare sono troppo grosse. Santa di quella polenta. No, è qui. E prendiamo le due piccole. Sì. Blu. Verdone. E tanto non le abbiamo i soldi né per il cavalletto. Per pochissimo olio, va bene. Parla con lui e... Ah, metti da parte. Giusto. Tu. Diventa una cepità di... a due stelle. Esegue interazioni che portano stima di... Ah, ok. Con... No. Ma che spettacolo. Ah. Aggiungi la storia su Instagram. Cioè, vabbè. Si è fatta... Va bene, fatti il selfie. Ma con questo vestito in casa? Ma anche no. Poi mettiti il tuo. Sulla strada verso la fama, ora si in mano la possibilità di diventare celebri. Ma dai, esistono vari modi, tutti diversi, di diventare una celebrità e man mano che i tuoi sim svilupperanno le proprie abilità e carriere diventeranno disponibili altre strade per la notorietà. Interpretare una carriera nella recitazione o sviluppare l'abilità di produzione mediale attraverso la postazione video o quella musicale. Non abbiamo i soldi. Sono ottimi modi per diventare famosi, cerco interazioni, va bene. Ah, e 12 follower, brava. Cosa? Che cavolo ti è successo? Disastro flirtante. Natsumi ha provato a essere flirtante, non è proprio il suo stile. Beh. Dormi. Dormi, Natsumi, dormi. Tu... E dov'è sparito? Oh, ma... Ma che qualcuno richiama All Might? Michael, torna qui. Torna. Questa casa aspetta te. Ah, oh, già. Luci automatiche, tutte le luci. Cosa? Ma non l'ho capita questa. Dormi. E dormi. Che vuole? Non volete condividere il letto? Oppure, come penso io, il piccolo Endeavor vi ha svegliato? Ma che... No! Scusami, preferisci dormire con Kazuto? Non per dire, vediamo. No! Non è possibile! Ma... Ho capito, stacco un attimo, faccio quel... Vediamo di risolvere un attimo questa situazione, a dopo. Bene, eccoci tornati in game e come potete vedere l'unica soluzione plausibile è stata mettere i quattro letti, perché a quanto pare, anche se sono riuscita a modificare le relazioni, come potete vedere, sono molto buoni amici con tutti e quattro ormai, perché ho usato il trucco. Il trucco, praticamente questi quattro non volevano proprio dormire insieme, zero totale. Allora l'unica soluzione è stata per forza comprare i quattro letti, nonostante siano buoni amici, niente, nispa, nada, nulla. Quindi, e poi ho anche, già che c'ero, ho controllato il tempo di registrazione, direi che per questo vero primo episodio possiamo anche fermarci qui. Infatti, vedete le finanze? Da poco più di 300 simoleon a 6, praticamente siamo alla soglia della povertà, altro che pagare le bollette. Quindi, oddio, è vero che in questo primo episodio non è successo praticamente nulla, a parte trovare dei lavori e farmi esasperare perché non andavano a dormire insieme. Vabbè, direi che se il video vi è piaciuto mettete mi piace, commentate, ma soprattutto follow me now, yeah, ci rivediamo al prossimo episodio, konnichiwa!